percorso, di questo progetto che poi avrà. Sindaco Fano, sempre più internazionale. Sì, sempre più internazionale, è un po' anche l'impegno che ho messo in questi anni, perché essere internazionali significa avere anche opportunità, significa essere al centro dell'attenzione, significa attrarre anche persone. In questo caso è un progetto che ci è stato finanziato dalla Comunità Europea, Wonder, un progetto importante dove Fano è capofila, legata al progetto Fano Città delle Bambine e dei Bambini, ma nello specifico che riguarda l'aspetto turistico, l'attenzione verso un turismo familiare con un'attenzione alle bambine e ai bambini. E per me è motivo di soddisfazione, perché è stato un progetto importante che ha visto anche finanziamenti significativi nella nostra città, che ci hanno consentito di intraprendere tutta una serie di iniziative. Oggi ci sono una serie di delegazioni che vengono un po' dalla zona dell'Adriatico, dello Ionio, dalla Grecia, Slovenia, Albania e anche altri paesi, altre città, e quindi è un'occasione sia di confronto sia di promozione. Questa sera saremo anche al Paese dei Balocchi, perché fra l'altro ci sono altri festival, per esempio il festival di Pipe Calzelunga in Slovenia, che fra l'altro è molto importante, quindi è un'occasione di confronto, di scambio, di partecipazione e soprattutto di vetrina per Fano.